questa settimana in regalo i biglietti e il catalogo della mostra di Andy Warhol. Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuto a Mario dal Tibet italiano. Ti piace questa definizione? Come mai Tibet? Ma non lo so, io tutte le volte che sono passato nel Trentino ho sempre avuto l'impressione che se c'è un posto che assomiglia un po' al Tibet, non sono mai stato in Tibet, però me lo immagino un po' così. Cioè addirittura in autostrada sei lì che, boh, in mezzo a queste vallate con... non lo so. Beh, da un certo punto di vista può anche essere. Sì, la concedo questa volta. Dai, no, ci può stare. Dai, un po' per rendere tutto più romantico. Sì, assolutamente. Senti, poi questo periodo è particolarmente bello. Sì, perché? Sì, per il panorama, no, per il foliage, per i colori, per tutto. Ma... Beh, le foglie cos'è? Sono rosse da un po' adesso, però, no? Sì, però siamo proprio nei giorni più belli, diciamo. Ah, sì. Siamo a 800 metri qui, cioè la valle comunque va da 400-800 metri, certo. E quindi ci sono vari gradi di colorazione in base ai giorni, col passare dei giorni. Che bellezza, che bellezza. Che piacere finalmente parlare con te comunque. Ah, bella, piacere. Mario, tu fai un sacco di cose, diciamo, tutte hanno a che fare con la manualità, di cui si è parlato un po' all'inizio di Tropica, sì, Pizza, perché sei cuoco, sei comunque ristoratore, sei anche batterista. Certo, sono anche batterista, insomma, anche se non pratico più, però mi tengo comunque allenato anche virtualmente con lo strumento che mi ha accompagnato per tutta la vita. Anni. Ma sì, ma i batteristi sono così, comunque non ti mollano mai, cioè al ristorante, guarda, lo so perché comunque mi trovo spesso a cena con musicisti anche batteristi, ogni tanto senti quei... Cioè, è lui sul treno, magari ce l'ho anch'io un po' questo vizio, perché un pochino sono anch'io la batteria e comunque ti viene insomma, se sei uno che sente qual è l'oggetto più strano con cui hai suonato hai fatto appunto delle ritmiche o qualcosa del genere? Beh, praticamente tutto il pentolame della mia cucina. Figurati! Siamo in continuo allenamento, perlomeno, cioè ogni batterista, ogni musicista, immagino. Certo. È sempre in continuo allenamento. Chiaro. E io negli anni, diciamo, dove come dire, dove suonavo di più, ero sempre lì in cucina mentre lavoravo a battere, avendo sempre comunque una paletta, un forchetto, qualcosa di mano. Certo. Senti, sei d'accordo con quello che diceva prima Giulio? Beh, oddio, qui sarebbe da sentire le donne o in ogni caso le persone con cui chi ha una forte manualità ha avuto una relazione, no? Cioè Giulio diceva effettivamente chi, però appunto dovrebbe dirlo lei o lui, insomma, a seconda dell'amante. Sì. Dovrebbe dirlo lei, effettivamente. Cioè secondo te un uomo che ha così, che non so, per dire, o suona la chitarra dove c'è molta appunto manualità, oppure appunto è un cuoco, è lavora in un'officina, insomma, chi lavora con le proprie mani, secondo te ci sa più fa? Cioè, un quid in più, quando mette le mani addosso a una donna o a un uomo, insomma, quello secondo i suoi gusti. Secondo me un po' è vera questa roba, sarebbe da sentire chi se le fatte mettere addosso. Sì, vabbè, appunto. Adesso non volevo, diciamo, imbarazzarti. Le donne non si sono mai lamentate. Ecco, ti volevo far dire una cosa del genere senza imbarazzarti troppo. Senti Mario, ti costringiamo ad abbandonare le foglie rosse bellissime della valle dove abiti in Trentino per venire a Milano a vedere la mostra su Andy Warhol, che comunque è a Palazzo Reale, che è una zona incantevole di Milano di fianco al Duomo. Devo dire che anche Parco Sempione fa la sua porca figura in questo periodo di cambio, certo, di colori. Non è una valle, ma a livello urbano, diciamo, si difende benissimo, ok? Benissimo. Catalogo, anche il catalogo, e poi soprattutto appunto i biglietti per la mostra Warhol a Milano al Palazzo Reale fino al 9 marzo, lo dico per tutti gli altri che invece magari ancora non hanno vinto i biglietti, ok? Grazie mille. Benissimo. Approfitta per salutare, lo so, ti sento che vuoi salutare qualcuno. No, sinceramente volevo dire un'altra cosa, visto che insomma non mi capiterà mai più. Sì. Che praticamente ho avuto il piacere di avere un mio pezzo, insomma, come musicista di un mio progetto circa 2 anni fa, proprio tra gli eletti che hanno fatto il riedit della sigla di Tropical Pizza. Ah, grande! Con il mio progetto Triaxis, e allora fumo passato un paio di volte, ci ha fatto un enorme piacere. Bella storia, bella, grandi! Spero che ci siano possibilità, cioè nel senso ci sia possibilità di cose del genere, insomma, che secondo me sono molto gradite al pubblico radiofonico, chi segue le radio e chi suona. Aspetta, aspetta, che sai che forse ce l'abbiamo? Era questa? È decisamente questa. Sentiamo un attimo, allora questa l'ha fatta Mario.
Sentiamo un attimo. E Leonardo. E Leonardo. Sì. Triaxis o Triaxis. Sì. Figa. E c'è dell'hard rocking qui, Per tutti quelli che non avevano seguito l'esperimento, voleva. Senti là sotto ancora. Yeah! Chiedevamo di remixare la nostra sigla e ce ne sono arrivate un miliardo di versioni, un po' le abbiamo messe. A te piace Steve Vai? Diciamo al mio socio Leonardo, che è lui il chitarrista, io ho la parte ritmica e lui sicuramente certo. A te piace... viene un po' da quella storia lì. A te piace Tommy Aldridge? Che non dai, Tommy Aldridge che suonava con Ozzy tanti anni, bravissimo. Sì, sì. Diciamo che sono un po' sugli 80, anni 80 come nascita musicale. L'avevo intuito. Grande sono... Mario. Sentila. Bellissima, dai, che carrambata! Grazie Mario, alla prossima! Allora, grazie a voi! Fatti sentire quando vieni a vedere la mostra di Andy Warhol che ci vieni a trovare. Grazie per la compagnia. Se sei molto ogni tanto ti ricorderai magari questa, che non è hard rock, ma è un super pezzo. In excess.